Vediamo che cos'è quella parte di pasta madre chiamata esubero. Questa è la pasta madre che sto rinfrescando più volte per fare la colomba. Ora vado a fare di nuovo un altro rinfresco e naturalmente non la rinfresco tutta, anche perché devo prendere il cuore dove sono, vedete com'è attiva, ancora non è collassata, quindi quando è raddoppiata, vedete, è molto attiva. Qui ci sono tanti fermenti, tanti lieviti e batteri. Io prendo la parte centrale per rinfrescarla di nuovo e quella che rimane è l'esubero. A meno che, essendo molto attiva, non uso anche quella per fare qualcosa, ma subito, immediatamente. Altrimenti, questa che rimane la tengo da parte, la copro e ci andrò a fare, che so, piadine, anche i taralli, per esempio, o grissini, ma non il pane. Perché non sarà più molto attiva come in questo momento. È chiamata esubero anche la parte della pasta madre, quando rinfreschiamo la nostra pasta madre, eccola qua, questa ce l'ho in frigo. Se io vado a rinfrescare soltanto una parte, togliendo il pezzo sopra, no? Quella che rimane, invece di buttarla, è esubero, la posso tenere da parte. Io qui toglierò soltanto il centro. Rinfresco, poi dopo un po' rimetto in frigo e il resto è esubero.